Bentrovati agli amici di Fides et Ratio, un caro saluto a professor Lamendola. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, bentrovati tutti. Dedichiamo un secondo video a quel sacerdote sul cui blog appaiono interessanti articoli, La scure di Elia. In particolare oggi il professor Lamendola si soffermerà su un aspetto specifico, tutto passa, Cristo resta. Buon ascolto a tutti. Sì, appunto, continuiamo questa carrellata. È un invito a ciascuno degli amici voi che ci seguite, di andare personalmente a visitare questo blog. Noi abbiamo trovato che il modo di affrontare i nodi scottanti che la Chiesa odierna sta vivendo è altamente apprezzabile per chiarezza, per franchezza, no? Per quella forma di carità cristiana che consiste nel correggere con compassione verso le persone, ma anche con assoluta decisione e appunto chiarezza. Vorrei leggere un gruppo di articoli, i più recenti. Li abbiamo raggruppati sotto il titolo di uno di essi: Tutto passa, Cristo resta. Ultimo mese. Oltre a questo, la vigna devastata, il vomito del cane, non perdete la fede. Questi quattro sicuramente, se facciamo in tempo, anche l'ultimissimo, che porta il nome di Una mano dal cielo, più recente che abbiamo trovato su questo blog. Dunque, proseguiamo con Non perdete la fede. È stato postato il sabato 20 gennaio 2024 sulla scure di Elia. Non perdete la fede, punto esclamativo. Deus in auditorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Salmo 69, 2. O Dio, intervieni in mio soccorso. Signore, affrettati ad aiutarmi. La Chiesa, soprattutto per bocca dei suoi ministri e consacrati, invoca ripetutamente lo sposo, varie volte al giorno, con queste parole ispirate. Nell'ora prima, all'inizio dell'Officium Capituli, esse sono reiterate per ben 3 volte, quasi a volerlo scuotere con un insistente ma fiducioso grido. Dobbiamo farle nostre e rivolgerle al Signore continuamente, ogni qualvolta la nostra fede è scossa dai surreali avvenimenti cui assistiamo all'interno del corpo ecclesiale, non soltanto ognuno per sé, ma tutti per l'intera comunità militante. Respingiamo con vigore le tentazioni contro la fede e la speranza che di questi tempi tanto materiale trovano negli atti e misfatti dei gerarchi. Scuotiamo via dalla mente anche le suggestioni contrarie alla carità, miranti a spezzare l'unità visibile. Risorse per l'anima. Beato l'uomo che non ha seguito la decisione degli empi, non si è fermato nella via dei peccatori e non si è assiso sulla cattedra pestifera. Salmo 1, verso 1. Rendiamo anzitutto fervide grazie per l'immenso dono di aver riconosciuto l'inganno e di esserne stati preservati. La rabbia e il dolore naturali dovuti all'impunità degli uomini di chiesa corrotti non devono soffocare la gratitudine e la fiducia, bensì essere trasformati in vigore e determinazione nel perseverare sulla strada buona. Non aggiungiamo alle sofferenze degli innocenti la nostra rovina spirituale. Chi ci guadagnerebbe se non il diavolo? Beati, beati noi di essere rimasti immuni dal contagio delle eresie contemporanee e dall'apostasia strisciante del nostro tempo. Se ci siamo convertiti dall'incredulità
o dal modernismo? Vorremmo vanificare l'opera della grazia gettando la spugna? Vorremmo proprio dar ragione agli avversari di Cristo con la nostra resa? Ha esaudito le mie preghiere, mi ha tratto dal lago di miseria e dal fango della feccia. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia e ha raddrizzato i miei passi. Salmo 39, 3. Stai adeguatamente ringraziando il Signore per l'estrema benevolenza che ha usato con te? Non solo a parole, nella preghiera, ma pure con i fatti, nel sostenere con serena generosità i pesi della quotidianità vissuta nella fede, nella fedele sequela di Gesù. Nelle situazioni difficili, sussurragli con intima familiarità. Di all'anima mia, io sono la tua salvezza. Salmo 34, 3. Procura di star sempre rivolto a Dio, rimanendo alla sua presenza e sotto il suo sguardo in ogni circostanza, come insegna Fra Lorenzo della Risurrezione. Tutto ti diventerà allora leggero e soave, mentre gli avvenimenti ti passeranno davanti come un sogno, non lasciandoti certo indifferente, ma senza colpirti al punto da indurti a disperare. Traditori che si tradiscono. Certo, si soffre nel constatare che qualunque grido di allarme e di protesta è assorbito da un muro di gomma e di ipocrisia. Un sacerdote può perfino evocare scandali spaventosi davanti all'occupante del soglio, al consiglio episcopale al completo e al clero della sua diocesi, senza che l'interpellato, stiamo parlando di Bergoglio, batta ciglio o tradisca la minima emozione. In tribunale, in realtà, questo equivarrebbe a un'implicita ammissione di colpevolezza. Ma non per questo si rimane meno sgomenti di fronte all'impassibile insensibilità di chi, più di ogni altri, dovrebbe avere a cuore il bene delle anime e invece protegge stupratori seriali e adescatori di ragazzini. Solo una prezzolata ingenuità può domandarsi chi mai abbia revocato la scomunica al noto artista gesuita. Quante persone ci sono sopra colui che gliel'ha comminata? Chi inoltre ha il potere di reintegrare preti ridotti allo stato laicale? Ogni traditore, ad ogni modo, prima o poi finisce col tradirsi per la necessità di dissimulare i propri stessi sussulti. Ebbene no, certi fatti non vengono dimenticati, ma al momento fissato la provvidenza fa sì che qualcuno li rievochi pubblicamente per spingere un'ultima volta al ravvedimento un'anima disgraziata, prima che sia troppo tardi. Quell'anima, ciò nonostante, non smette di cullarsi ottusamente nell'illusione che l'inferno sia vuoto, perché le piace pensare che sia così, con buona pace dei santi che l'hanno visto pieno. Santa Veronica Giuliani osservò i poveri dannati che vi precipitavano come pioggia. La realtà oggettiva, evidentemente, non conta più nulla. Ognuno può immaginarsela come preferisce, per tranquillizzarsi la coscienza, o almeno tentare di ammansirla, quando proprio non riesce più a soffocarne la voce. Altro saggio di relativismo assoluto, nel medesimo incontro del 13 gennaio scorso, le difficoltà del clero africano a recepire la dichiarazione fiducia supplicans sono dovute alla sua particolare cultura, ancora troppo arretrata rispetto alla nostra, occorre concludere. Così, oltre alle guerre e ai massacri provocati dalle multinazionali occidentali nel totale silenzio dell'informazione ed evocati in quella stessa occasione, sebbene con scarso successo, da un prete proveniente da Kivu, del nord, i poveri abitanti del continente nero devono pure vedersi squalificati dal capo del Vaticano, il quale liquida il problema assicurando di averlo spiegato al presidente dei loro vescovi. A dir suo, chi rigetta quella dichiarazione, almeno 30 conferenze episcopali in tutto il mondo, o non l'ha capita o non l'ha neppure letta.
Quindi o è stupido o è in malafede, garantito da uno specchio di sincerità. Sapete che le resistenze del clero africano di fronte all'invito a benedire le coppie irregolari, anche quelle formate da, due persone dello stesso sesso, contenuto in fiducia supplicas, davanti alla reazione, a rifiuto di moltissima parte del clero africano, la risposta di Bergoglio è stata: si vede che non capiscono, che non hanno letto bene, non hanno compreso bene, e dunque considerare questo come un incidente dovuto a particolari circostanze culturali relative al continente africano. Quindi proprio lui, no? che sembrerebbe a parole tanto terzomondista, tanto schierato senza sé e senza ma dalla parte degli ultimi, dei popoli più dimenticati, vedi il famigerato sinodo dell'Amazzonia con relativa intronizzazione della Pachamama, proprio lui è come se dicesse: gli africani sono troppo arretrati, sono troppo poco civili per capire la squisita e cristianissima raffinatezza di un documento come Fiducia Supplicans. Dunque voi capite che si tratta di una vera e propria nemesi, no? Per questo Papa che è partito dicendosi portavoce delle periferie e adesso è costretto ad ammettere che le periferie non lo capiscono e quindi lui deve andare avanti anche senza di loro, ignorando le loro obiezioni, le loro perplessità, le loro sacrosante resistenze a prendere per buono un documento come quello. E l'argomento invece precedente dell'articolo dell'Oscuro di Elia, avrete capito, si riferiva al caso Rupnik. Di questo gesuita, no? Di questo artista gesuita Marco Ivan Rupnik, credo si pronunci così, sloveno, mi ero già occupato parecchi anni fa su un piano diverso, e cioè squisitamente artistico. Ho sempre trovato le sue tanto decantate opere religiose semplicemente brutte, per non dire peggio. Ma l'articolo si riferisce a qualcosa di molto più grave che non la dissacrazione dell'arte sacra. Si riferisce a una tristissima vicenda di abusi sessuali che vede ancora una volta chiamato in causa questo personaggio che qualche anno fa andava veramente per la maggiore, sembrava il classico esponente della, tra virgolette, nuova chiesa bergogliana. Bene, fatti questi due chiarimenti, possiamo andare avanti. Tempo scaduto. Saremo forse inguaribili ottimisti, ma la fretta con cui è stato anticipato di un mese l'incontro col clero romano, che non si teneva più da anni, induce a ritenere che alla cricca di banditi e sodomiti che abusa della Chiesa sia rimasto poco spazio di manovra. L'immensa rivolta contro l'ultima evacuazione da parte di quello che fu il più importante dicastero della Santa Sede suona come il fischio dell'arbitro che dichiara terminata la partita. I cattolici non sono disposti a farsi violentare nell'anima oltre certi limiti. È ora che quei loschi figuri lo capiscano e lasciano il campo. Il timido e stentato applauso con cui i sacerdoti della città eterna, come da protocollo, hanno accolto il loro vescovo, quindi il Papa, non è nemmeno paragonabile alle interminabili ovazioni spontaneamente tributate a Giovanni Paolo II o a Benedetto XVI. Il segnale è chiarissimo e va raccolto. Notare che tra l'altro sono stati ricevuti a piccoli gruppi in questi sacerdoti, non tutti insieme, proprio per poter tenere la situazione maggiormente sotto controllo. Evidentemente i signori del palazzo si stanno rendendo conto, loro malgrado, che il vaso della sopportazione all'interno del clero, anche di quel clero che 10 anni fa
aveva salutato con speranza, addirittura con entusiasmo, l'avvicendamento, no, di Benedetto e l'elezione di Francesco, il vaso della sopportazione si sta ormai arrivato quasi a essere colmo. Quest'ultima surreale vicenda, in fin dei conti, è stata una salutare sferzata. Quando nel corso di un intervento particolarmente delicato il cuore del paziente smette di battere, lo si rimette in moto con una scossa elettrica. Ebbene, l'ignominiosa fiducia supplicans ha avuto un effetto analogo, quello di svegliare il corpo ecclesiale dal coma profondo. Se volete reagire agli assalti della depressione e alle tentazioni contro la fede, oltre a ricorrere in prima istanza alla preghiera con i testi sopra trascritti, stampate e inviate l'appello indicato in calce, se ancora non l'avete fatto, chiedendo le dimissioni di Fernandez, parliamo dell'attuale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e redattore principale di quel documento, Fiducia Supplicans, e la rinuncia di Bergoglio. In tal modo non intendiamo affatto trattare la Chiesa Cattolica alla stregua di una democrazia, bensì aiutare quegli individui a rendersi conto che non sono seguiti se non da chi è come loro, impostori senza morale e senza vergogna. In certi casi, se si prende bene la mira, basta un solo sasso scagliato dal più piccolo ad abbattere un gigante. Vedi Davide e Golia. Esultino e si rallegrino in te tutti coloro che ti cercano, coloro che amano la tua salvezza, dicano sempre, sia magnificato il Signore. Io in verità sono povero e indigente. O Dio, aiutami. Il mio soccorritore e il mio liberatore sei tu. Signore, non indugiare. Salmo 69, 5-6. Per l'afflizione dei deboli e il gemito dei poveri, ora sorgerò. Io lo stabilirò nella salvezza, agirò liberamente in lui. Salmo 11, 6. Segue appunto in calcio il documento consultabile sul sito di Marco Tosatti, appello da stampare, firmare e inviare per la revoca di fiducia supplicans. L'articolo precedente, datato sabato 13 gennaio 2024, si intitola Il vomito del cane. Costoro bestemmiano tutto ciò che ignorano, mentre, quali muti animali, si corrompono nelle cose che conoscono sul piano naturale. Sono flutti di mare agitato che sfumano le loro vergogne, astri erranti ai quali è riservata una tempesta di tenebre per l'eternità. Il cane è tornato al suo vomito. Questa è una serie di citazioni bibliche, da vari testi, l'ultima è 2 Pietro 2,22. Ci stavamo facendo uno scrupolo di aver etichettato come pornografo il cosiddetto prefetto della dottrina, Fernandez. Ci eravamo finora trattenuti dal dichiararlo un maniaco sessuale, cosa che già la faccia peraltro denuncia. Ci ripugnava doverci occupare di certe volgarità e bassezze, così come siamo del tutto alieni dal prender gusto a parlare di oscenità clericali. L'attualità, tuttavia, ci obbliga a trattarne almeno il minimo indispensabile per evitare l'accusa di aver taciuto e soprattutto per confortare le anime dei buoni cattolici. La consapevolezza del rischio di far pubblicità al peccato e di allargare così lo scandalo è superata dall'imperativo morale di riprovare l'ignominiosa condizione in cui un problematico papa ha del tutto affossato la Santa Sede, con grave disdoro per tutta la Chiesa. Tutto si spiega. L'immondo individuo che occupa il secondo posto dopo il Sommo Pontefice, come di recente si è saputo,
non è semplicemente un istigatore al peccato grave per via dell'opuscolo dedicato alla libidine procurata con la bocca, ma un vero e proprio apostolo del tantrismo mascherato da prelato vaticano. In una pubblicazione del 1998, infatti, egli pretende di mescolare mistica e lussuria in una sintesi tanto assurda quanto blasfema. In un delirio di perversione intellettuale e morale, l'orgasmo viene paragonato all'estasi, con un clamoroso capovolgimento della santità nel suo contrario. Senza alcun pudore riguardo ai dettagli osceni e senza il minimo rispetto per l'intimità del lettore, l'autore non si trattiene dall'ostentare i propri disturbi mentali e sessuali, non infrequenti purtroppo, neppure in altri membri della curia romana, a cominciare dal sostituto. Questa cosa di paragonare all'atto sessuale, no? All'orgasmo che è procurato dall'atto sessuale, con l'estasi mistica che si può considerare un effetto della Santa Eucaristia, questa orripilante similitudine ricorre non infrequentemente presso teologi e sacerdoti negli ultimi anni. Ne so qualcosa perché ho ricevuto una querela da un sacerdote che avevo chiamato per nome e cognome in un articolo nel quale denunciavo l'enormità di questa similitudine. Un sacerdote italiano, peraltro scopiazzata da un sacerdote inglese che l'aveva messa al centro della sua, tra virgolette, teologia. Se il buddismo tantrico, continua la Scuri di Elia, fornisce ricche indicazioni metodologiche, il contributo metafisico più determinante sembra però quello della Cabala giudaica, particolarmente in voga, a quanto pare, presso gli ecclesiastici argentini più in vista, più specificamente le dottrine cassidiche divulgate a partire dal XVIII secolo, poi diffusesi anche in campo cattolico dopo l'ultimo concilio. Notare che stiamo parlando del clero argentino, notare che tra le file del clero argentino c'era quel Julio Mainvielle che ha scritto quell'importante libro Dalla Cabala al progressismo che rende ragione di questo filo rosso che va dalla Cabala e dalla mistica cassidica attraverso vari rami e ambiti del giudaismo fino a svariate correnti della filosofia occidentale moderna e anche ad alcune tendenze della Chiesa contemporanea. Vado avanti. Tale pseudomistica, che sconfina nella magia sessuale, è all'origine degli scandali più raccapriccianti emersi negli ultimi anni e perpetrati ai danni di minori, di minorati e di donne o religiose mentalmente manipolate. Jean Vanier, padre Thomas Philippe, padre Marco Ivan Rupnik, vedete che qui si fanno i nomi e i cognomi, Jean Vanier ve lo ricorderete, francese, quello dell'Arche, l'Arca, anche lui è autore di un libro che sembrava, come dire, un testo fondamentale della Chiesa contemporanea, del cattolicesimo contemporaneo, e poi, ahimè, si è rivelato anche lui un tristo personaggio legato a turpi, scandali e abusi sessuali. Padre Marco Ivan Rupnik, per citare solo i casi più eclatanti che hanno superato la barriera dell'omertà e della segretezza. Certo, se uno è amico del pontefice regnante, come nel caso del terzo, Rupnik, tutto si aggiusta con un colpo di spugna capace di cancellare perfino una scomunica. Pensiamo anche alla tristissima vicenda di
McCarrick, Theodore McCarrick, no? Praticamente tutti nella Chiesa statunitense sapevano che razza di predatore sessuale fosse e di come questo andazzo squallidissimo, turpe, andasse avanti da decenni, ma tutti facevano finta di nulla, Bergoglio compreso. Ricordiamo anzi che la rottura, no, formale di Viganò con Bergoglio è avvenuta su questo tema, con una pubblica denuncia di Viganò, il quale come ex nunzio negli Stati Uniti certe informazioni le sapeva bene, anzi sosteneva di averne a tempo debito informato il Santo Padre, e tuttavia non era successo nulla. Nefandezze insospettabili. La realtà sommersa, ad ogni modo, è purtroppo molto più vasta. Senza soffermarci sugli scandali di altre comunità francesi e sugli abusi clericali coperti dalle curie diocesane, compresa quella di Roma, non possiamo fare a meno di rammentare un caso di spaventosa gravità, che proprio a pochi metri da Santa Marta si è perpetuato per decenni. Quello del pre-seminario San Pio X, portato alla luce nel novembre del 2017 da una trasmissione televisiva che non mirava certo al bene della Chiesa, ma se non altro ha avuto il merito di scoperchiare il calderone. Decine di ragazzini chiamati per lo più dai paesi della Valtellina per fare i chierichetti al Papa e discernere un'eventuale vocazione sacerdotale hanno scoperto una realtà ben diversa dalle loro aspettative, un mondo di perversione organizzato in modo piramidale secondo le più bieche leggi del nonnismo, protetti e privilegiati dei loro superiori, i più grandi sfogavano la loro libidine sui più giovani, che a loro volta si rifacevano sui più piccoli. I più sani, costretti ad assistere alle angherie sessuali cui erano sottoposti i compagni di stanza, si rivolsero all'autorità preposta, che si limitò a cambiare i responsabili senza intervenire per risanare la cancrena, lasciando anzi che la comunità di adolescenti continuasse a essere usata dai colleghi come riserva di caccia. Il ragazzo polacco che ha reso il caso di pubblico dominio è stato diffamato e criminalizzato, ma non è certo l'unico che abbia raccontato ciò che ha visto. Nel 2021, vista la pressione mediatica, in Vaticano si è celebrato un processo farsa che, in barba alle norme, non è stato demandato alla dottrina della fede, bensì alla magistratura ordinaria e per giunta con una procedura anomala che ha visto un laico giudicare dei chierici. Quest'ultimo ha stralciato la deposizione più importante, quella del sacerdote che aveva indagato sul caso, ma è completamente estraneo a questo articolo. Le prove più importanti erano intanto sparite dai dossier, così che sono stati puniti solo due pesci piccoli e si è coperto tutto il resto. È ora che tutta la verità venga a galla e sia fatta giustizia alle numerose vittime, alcune delle quali, ciò che è peggio, hanno perso la fede e non vogliono più avere nulla a che fare con la Chiesa. Perciò facciamo appello a giornalisti e investigatori onesti perché si occupino del caso, così da dimostrare l'assoluta malafede di quanti attualmente amministrano la Santa Sede e da indurli a ritirarsi. Che la provvidenza, permettendo il male per trarne un bene maggiore, si serva di loro per i suoi scopi, non implica che si debba assistere inerti allo scempio della Chiesa e delle anime. È comunque doveroso fare il possibile per limitare i danni e opporsi ai crimini della sodomitica mafia vaticana. La preghiera unita alla penitenza rimane la risorsa principale del cristiano. Di fronte a un'ostinazione che non dà alcun segno di ravvedimento, tuttavia, viene da domandarsi se essa non sia controproducente, visto che il costante rifiuto delle grazie da parte del beneficiario ne indurisce sempre più il cuore e ne aggrava la pena eterna. Raccomandazioni per la pace del cuore.
Naturalmente non dobbiamo assolutamente permettere che le turpitudini altrui ci sporchino l'anima di sentimenti e desideri cattivi, rabbia, violenza, orgoglio, rancore. L'aver potuto conservare la fede e la grazia in un marasma del genere è un dono immenso di cui dobbiamo ringraziare il Signore ogni giorno con la faccia a terra. Malgrado tutte le nostre debolezze, miserie e peccati, Egli non ha permesso che fossimo infettati dall'errore, neppure nelle sue forme più sottili e insidiose, ma ci ha immunizzati da quelle aberrazioni dei cabalisti che tanto danno hanno prodotto nei consacrati a causa della loro perversa formazione teologica e spirituale. Con umiltà sempre crescente, coltiviamo una profonda gratitudine e un'imbattibile fiducia in Dio, così da poter resistere a ogni insidia di quegli esseri irragionevoli che, nell'ignoranza crassa di ciò che bestemmiano, si dimostrano così esperti di peccati e lordure. Continuino pure a schiumare su di ciume e a pascersi del proprio vomito, ma senza togliere la pace interiore a coloro che, con l'aiuto della grazia, si sforzano di compiacere il Signore. Una piccola chiosa: se qualcuno avesse trovato oscuro il riferimento all'agnosi in questo contesto, ricordiamo, semplificando al massimo, che una tipica idea agnostica è che bene e male sono semplicemente due facce di una stessa realtà, un po' come tesi e antitesi in Hegel portano alla sintesi, che è un superamento dell'uno e dell'altro. Quindi, Dio e il diavolo, alla fine bisogna immaginare una sintesi nella quale Dio e il diavolo sono un essere solo, il bene e il male sono una cosa sola. È una delle malizie infernali con le quali si giustifica, per esempio, l'abuso sessuale di innocenti, sostenendo che in definitiva anche per queste strade, diciamo così, piuttosto inusuali, si può arrivare a quel oltrepassamento, no, di hegeliana memoria delle tesi contrapposte in una sintesi finale, perché l'idea di fondo dell'agnosi è la natura divina del tutto. E quindi quello che a noi sembra male è semplicemente il lato oscuro del bene. Vado avanti. Voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra fede santissima, pregando nello Spirito Santo, è una citazione, mantenetevi nell'amore di Dio aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, in vista della vita eterna. Alcuni, ridarguiteli giudicandoli, altri invece salvateli strappandoli dal fuoco, di altri ancora abbiate pietà con timore, odiando perfino la veste contaminata dal loro corpo. A colui che ha il potere di conservarsi senza peccato e di costituirvi immacolati al cospetto della sua gloria nell'esultanza, all'unico Dio, nostro Salvatore, mediante Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, grandezza, potenza e signoria prima di ogni tempo, ora e per tutti i secoli. Amen. Bene, questa era un'altra citazione dalla Bibbia. Tutto passa, Cristo resta. Questo è il titolo che più mi è piaciuto e l'ho messo come titolo dell'intera puntata di oggi, del video di oggi. Prendi il bambino e sua madre e vai in terra di Israele. Sono morti infatti coloro che insidiavano la vita del bambino. Matteo 2,20. Tout finit par passé, risponde un sacerdote della città eterna a una giovane mamma francese che sta visitando una chiesa con la sua famigliola e gli ha espresso il proprio sgomento rispetto a quanto sta accadendo in casa cattolica. La domenica successiva, questo articolo è di sabato 6 gennaio 2024, la domenica successiva
Come un inaspettato raggio di sole, il testo del Communio riporta il comando che l'angelo impartisce a San Giuseppe esiliato in Egitto. Tolle fuerum et matrem eius, et vade in terram Israel. Defuncti sunt enim qui, querebant animam pueri. L'evangelista, curiosamente, usa il plurale nell'enunciare il soggetto della minaccia, subito dopo aver riferito nel versetto precedente la morte del solo Erode. Oltre all'abusivo tiranno, roso dalla paura di essere detronizzato, la nascita del Messia aveva turbato tutta la capitale. E anche sacerdoti e scribi, evidentemente, avevano pensato di sbarazzarsi dell'infortunio. A cominciare dal Sinedrio, molti avrebbero in seguito cercato di eliminare il Figlio di Dio, fino a oggi. Visto che persecutori ed eretici di ogni risma in 2000 anni non ci sono riusciti, il diavolo ha affinato le sue armi ed è riuscito a introdursi nella cittadella, mediante i suoi cultori, allo scopo di corrompere tutto il corpo a livello dottrinale e morale. Sebbene certi personaggi inadeguati abbiano preso il controllo del centro nevralgico, tuttavia la Chiesa non si esaurisce certo in quell'istituzione, la quale è di diritto divino quanto all'essenza, ma di diritto ecclesiastico quanto all'organizzazione. Se rimane valido l'adagio di San Cipriano, ubi Petrus, ibi Ecclesia, non per questo bisogna pensare che il Papa condensi in sé l'intero popolo di Dio. Un cattivo pontefice, pertanto, non può impedirci affatto di continuare a credere e agire come ci è stato insegnato secondo la dottrina perenne trasmessa dagli Apostoli, anche perché sta per scomparire come tutti gli altri nemici di Cristo. La controfigura del vero Gesù. Le persecuzioni violente fino a quelle del XX secolo non hanno fatto altro che rinnovare e rafforzare la Chiesa. Sì, avete sentito bene, fino a quelle del XX secolo. Rivoluzione russa, Spagna, Messico. Quanto sangue cristiano è stato fatto scorrere fin dai primissimi anni del Novecento. Le persecuzioni anticristiane non sono solo quelle dell'antico impero romano, prima di Costantino. Non hanno fatto altro che rinnovare e rafforzare la Chiesa. Le eresie manifeste sono sempre state condannate dal Magistero e rigettate dai fedeli. Il corpo mistico possiede un sistema immunitario soprannaturale che gli consente di individuare ed espellere i germi nocivi. Ecco allora che i servi di Satana hanno escogitato il modo di infettarlo con un agente patogeno presentato come medicina. Non vi viene in mente nulla di analogo nell'ambito politico ed ecclesiale? Un veleno spacciato forzatamente iniettato a popolazioni intere inebetite dalla propaganda, che le sta decimando silenziosamente, senza che se ne possa parlare. In fondo è proprio ciò che hanno fatto alla Chiesa Cattolica 60 anni fa, imponendole una mutazione radicale in tutti gli aspetti della sua vita nell'intento di alterarne, se possibile, la stessa costituzione genetica per mezzo di un preteso rimedio che in realtà ha causato una malattia gravissima. È chiaro che si sta parlando del Concilio Vaticano II, nonché del post-concilio. A tal fine non hanno elaborato dottrine palesemente eterodosse, che sarebbero state subito respinte, bensì hanno sostituito il Cristo con una sua controfigura, che ne avesse il nome e la sagoma, ma non fosse più lo stesso. Dando libero corso nelle facoltà teologiche all'esegesi storico-critica, fino allora condannata ed esclusa, hanno permesso ai biblisti di liquidare anche la scrittura, oltre alla tradizione, e di inventarsi ognuno un Gesù storico funzionale alla sua ideologia. Analogo procedimento, seppure in forme diverse, dalle più rozze alle più sofisticate, è stato seguito dai movimenti, i quali,
riuscendo a passare addirittura per conservatori e a imporsi così come soluzione allo svuotamento della fede, hanno in realtà contraffatto tutta la vita cristiana, dalla dottrina alla morale, alla scettica, alla mistica. In tal modo, tanti buoni fedeli si sono illusi di mantenersi saldi nella verità, quando invece stavano inconsapevolmente subendo una manipolazione mentale che l'ha rimpiazzata con qualcos'altro. Vedete che questa analisi, no, della strategia con cui la Chiesa è riuscita a essere non solo infiltrata, ma sovvertita dagli agenti di Satana, coincide con la nostra, con quello che andiamo scrivendo e dicendo da una quindicina di anni almeno. L'ultimo baluardo. La strategia dei servi di Satana è lenta e progressiva, attuata sul lungo periodo. Hanno impiegato gli ultimi decenni a spappolare il cervello dei cattolici con uno spiritualismo malato che li disponesse a ingoiare supinamente qualsiasi schifezza. Dopo più di 40 anni spesi a commentare e diffondere i falsi messaggi della Gospa, il megafono di Međugorje, rimane impassibile di fronte all'ennesima oscenità vaticana. Anche qui ci troviamo in linea con quello che pensa e scrive La Scure di Elia. Quello che io personalmente penso di Međugorje l'ho scritto in particolare in un articolo. Penso che più di uno non sarebbe stato necessario. Peraltro notiamo che alla domanda come mai personaggi come padre Livio Fanzaga, che per anni, anni, anni hanno ripetuto bisogna prepararsi, gli ultimi tempi stanno per arrivare, ci sono già i segni della venuta dell'anticristo, anzi forse è già qui, poi improvvisamente ha fatto quel dito al fronte che sappiamo, ebbene, è noto che padre Livio e Radio Maria sono tra i principali propagandisti dei messaggi di Međugorje, della spiritualità mariana, chiamiamola così, di Međugorje. Dunque il legame forse c'è, forse qui La Scure di Elia ha messo il dito sulla piaga, indicando che da un lato c'è un'enorme distrazione di massa attraverso i cosiddetti messaggi della Gospa di Međugorje, dall'altra silenziosamente milioni e milioni di cattolici sono stati letteralmente lobotomizzati e ridotti a non rendersi conto, La Scure di Elia usa l'espressione molto forte, spappolare il cervello, si sono fatti lasciati spappolare il cervello, non si sono resi conto di cosa significa in concreto il concetto che ci sarà alla fine una grande battaglia tra il bene e il male, tra i figli della luce e i figli delle tenebre, in concreto, non a chiacchiere. Dopo più di 40 anni, ecco questo l'abbiamo letto, ma rileggiamolo, spesi a commentare e diffondere i falsi messaggi della Gospa, il megafono di Međugorje rimane impassibile di fronte all'ennesima oscenità vaticana. Certo, la salvaguardia di un impero mediatico ha pure il suo peso, ma ciò che rende possibile quella stoica atarassia non sarà forse l'adesione a un colossale inganno, la quale apre le porte a qualunque altra menzogna? Analogamente, i cattolici, clero e laici, riprogrammati dai vari fondatori, non hanno dato neanche un colpo alla notizia che due uomini o due donne potranno far benedire la loro unione in chiesa. L'entità che li dirige, seppure sotto falso nome, li ha predisposti ad avallare tutto come espressione dello spirito, dell'unità, della parola, dell'evento. Qui dunque quello che afferma La Scure di Elia è qualcosa di ancora più forte, cioè che dietro questi falsi messaggi c'è l'entità preternaturale del male, quella che da sempre si adopera per il male dell'uomo. Mi piace il fatto che La Scure di Elia si
pone nei confronti delle questioni che affronta, in particolare relative alle vicende della Chiesa in questi ultimi tempi, non perdendo mai di vista, accanto alla prospettiva umana, la prospettiva preternaturale e sovrannaturale. Ricordate che nel precedente video egli, l'oscuro di Elia, aveva ricordato come Teilhard de Chardin, autore di quella gnostica ed eretica versione pseudofilosofica del cristianesimo, abbia dichiarato lui stesso nelle sue memorie di essersi sentito chiamato ancora ragazzino da una forza panica della natura e di avere risposto affermativamente? Bene, anche allora la scura di Elia suggeriva che sono precisamente quelle le occasioni nelle quali il diavolo tende il laccio e noi, esseri dotati di libero arbitrio, diciamo di sì o di no. Ma se diciamo di sì, gli permettiamo di entrare e da quel momento è lui che conduce il gioco dentro di noi. Noi crediamo ancora di essere padroni di noi stessi. In realtà siamo diventati dei burattini nelle sue mani. Così pure ricorderete che nel video precedente, leggendo un altro passo dello scuro di Elia, abbiamo visto come egli sostiene che Bergoglio è gravemente malato, ha due tumori in metastasi e questo era stato diagnosticato, anche se non reso pubblico, dai medici più di 2 anni fa. E tuttavia è ancora vivo e vegeto. Quindi c'è qualcosa di inspiegabile nel fatto che un uomo in quelle condizioni di salute campi ancora degli anni, e suggeriva che le possibili spiegazioni, esclusa quella naturale, perché dal punto di vista naturale è un fatto inspiegabile, restano soltanto l'ipotesi preternaturale, è il signore del male che lo tiene in vita per prolungare i danni atroci che egli sta infliggendo alla Chiesa. L'ipotesi soprannaturale, il Signore nella sua infinita bontà lo tiene in vita per dargli fino all'ultimo la possibilità di ravvedersi e di pentirsi. Chiudo parentesi e vado avanti. L'ultimo baluardo. La strategia dei servi di Satana è lenta e progressiva, attuata sul lungo periodo. Hanno impiegato gli ultimi decenni a spappolare il cervello dei cattolici con uno spiritualismo malato che li disponesse a ingoiare supinamente qualsiasi schifezza. Dopo più di 40 anni spesi a commentare e diffondere i falsi messaggi della Gospa, il megafono di Medjugorje rimane impassibile di fronte all'ennesima oscenità vaticana. Certo, la salvaguardia dell'impero mediatico, questa forse, capiamo bene, è un'allusione a Radio Maria, ha pure il suo peso, ma ciò che rende possibile quella stoica atarassia non sarà forse l'adesione a un colossale inganno, la quale apre le porte a qualunque altra menzogna? Analogamente, i cattolici, clero e laici, riprogrammati dai vari fondatori, non hanno dato neanche un colpo alla notizia che 2 uomini o 2 donne potranno far benedire la loro unione in chiesa. L'entità che li dirige, seppure sotto falso nome, li ha predisposti ad avallare tutto come espressione dello spirito, dell'unità, della parola, dell'evento. Qui si parla di fiducia supplicans. E si ricorda che un documento del genere, anche se porta la firma di Fernandez o di Bergoglio, di chi volete, questo documento viene direttamente dal diavolo, perché equivale alla benedizione di ciò che è male agli occhi di Dio. Bisognerà vedere su quali vetri sapranno arrampicarsi per legittimare la modifica delle parole della consacrazione, di cui si vocifera da più parti che sarebbe in procinto di essere sancita dall'argentino. Come al solito si procederà ad avallare una prassi già seguita in modo abusivo, anziché sanzionarla, così come è avvenuto per la comunione sulla mano. Nei paesi di lingua tedesca, d'altronde, le messe invalide si moltiplicano già da decenni grazie alla totale anarchia liturgica ivi vigente,
e alla probabile intenzione positiva di molti celebranti di non fare, nel pronunciare la forma del sacramento, ciò che fa la Chiesa. Da un certo punto di vista, anche questo è un male permesso dalla Divina Provvidenza in vista di un bene maggiore. In questa maniera diminuiscono le comunioni sacrileghe e i veri cattolici sono spinti a cercare la messa tradizionale, nonché a negare ogni appoggio economico ad apostati insigniti solo materialmente di giurisdizione canonica. Che fare intanto? In attesa che muoiano quanti insidiano la vita del bambino, no? Allusione all'attesa della Sacra Famiglia in Egitto che morisse Erode per poter tornare nel loro paese, e non erano dei migranti, che ne dica, o dei profughi, che ne dica Bergoglio, erano semplicemente una famigliola che si era allontanata per mettere in salvo la loro creatura e non vedeva l'ora di poter rientrare a casa. Manteniamo la posizione lasciando che con la sua permissione divina gli avversari stessi erigano uno spartiacque sempre più netto ed evidente, così da spingere gli ultimi indecisi a schierarsi da una parte o dall'altra. Ciò non significa certo che dobbiamo separarci dalla Chiesa gerarchica, visto oltretutto come sta reagendo una significativa parte di essa. Le varie formazioni scismatiche stanno ovviamente approfittando della situazione a proprio vantaggio, dilaniando ancor più il martoriato corpo ecclesiale. Sull'onda delle emozioni, il momento è quanto mai propizio per fare nuovi adepti o procedere ad altre ordinazioni episcopali illegittime. Le scomuniche, per certa gente, sono medaglie al valore. Non associamoci dunque agli avvoltoi, alle iene e agli sciacalli, ma testimoniamo il nostro amore al Signore con la sofferta fedeltà a chi non scende dalla croce per nessun motivo al mondo. Siamo noi in croce, in questo momento la Chiesa è crocefissa, e come Cristo non è sceso dalla croce, ma ha bevuto l'amaro calice della passione sino in fondo, così dobbiamo fare noi, se vogliamo essere veramente, nei fatti, non solo a parole, suoi discepoli. L'atteggiamento giusto è quello adottato da San Pietro, interrogato dal Sinedrio dopo la guarigione dello storpio che chiedeva l'elemosina alla porta del Tempio. Atti degli Apostoli 3:1-10. Egli, pur costituendo la nuova autorità suprema in campo religioso, non contesta l'istituzione ormai decaduta, ma ancora materialmente dotata della giurisdizione, evitando così ogni comportamento rivoluzionario. Con ciò non si esime però dal redarguirla, in quanto colpevole dell'iniqua uccisione di Gesù, di cui proclama la dignità di Signore e Salvatore. Da un lato rifiuta l'obbedienza all'illegittimo divieto di parlare nel nome di Gesù, dall'altro accetta l'ingiusta punizione alla quale si sarebbe potuto sottrarre con un miracolo. Con il medesimo spirito di fede e di fortezza non cessiamo neanche noi di rallegrarci per le contumelie che riceviamo da ogni parte per il nome di Gesù e continuiamo a portare a tutti il lieto annuncio che Egli è il Cristo. Ci troviamo pienamente in consonanza con questa posizione. Capite che dalla denuncia dei mali gravissimi che fanno sanguinare la Chiesa ai nostri dì, non deriva la conseguenza che dunque è cosa legittima, anzi addirittura meritoria, addirittura degna di ammirazione e di vanto, il fatto di uscire dalla Chiesa, il fatto di rompere l'unità che equivale a scendere dalla croce. L'ultimo articolo che vogliamo leggere è La vigna devastata, di sabato 30 dicembre 2023. Perché hai abbattuto la sua cinta e la vendemmiano tutti quelli che passano per la via?
l'ha devastata il cinghiale della selva e un'eccezionale bestia selvatica se n'è pasciuta. Salmo 79, 13-14. Sono 10 anni abbondanti che gemmiamo con queste parole, ma il termine fissato dalla provvidenza non sembra ancora giunto. La vigna devastata è figura della Chiesa devastata dall'interno dai falsi pastori. L'invito a coltivare il silenzio non è certo un incitamento a far finta che tutto vada bene, quanto piuttosto una raccomandazione mirante a preservare la vita interiore, che nulla al mondo deve mettere in crisi, pena l'essere travolti da sentimenti cattivi e da tendenze sottili, tentazioni sottili. Chi vive unito a Dio non ignora volutamente i fatti riguardanti la Chiesa. Essi, tuttavia, non sono più capaci di risvegliare in lui le passioni, bensì giungono al suo intelletto come una lontana eco che non è causa di turbamento e lascia la volontà nella pace sovrana dell'abbandono fiducioso. La signoria di Cristo non è per lui un concetto astratto, ma una realtà sperimentale che ordina ogni giorno persino il male, nelle sue forme più ripugnanti, in funzione del proprio trionfo. Scusate, che ordina ogni cosa, in funzione del proprio trionfo. L'onore della sposa, con la S grande, la sposa di Cristo, è la Chiesa. Una domanda, non di meno, gli sorge spontanea nel cuore. Fino a che punto, Signore, lascerai che la tua santa sposa sia tanto disonorata da coloro che dovrebbero rappresentarti? Con la sua dignità è in gioco anche l'onore tuo e quello di tutta la Trinità. Come puoi tollerare che si abusi del tuo santissimo nome per approvare il peccato contro natura, che grida vendetta al tuo cospetto? In queste parole si cela un dolore acutissimo, ma scevro da ogni sdegno e asprezza in virtù della diuturna mortificazione delle passioni proprie dell'uomo carnale. Esso è anzi accompagnato da un sentimento di invincibile bontà e da un movimento di profonda compassione per gli sventurati che si espongono alla dannazione eterna con l'incoraggiamento dei ministri di Dio, i quali corrono a loro volta il rischio di una condanna ben peggiore. Non è soltanto l'onore della Chiesa a essere calpestato, specie di fronte ai non cattolici, stupefatti dalle vergogne esibite dal Vaticano, anziché attirati dalla luce della verità, ma anche la sua unità a essere seriamente minacciata. Di fronte all'ultima oscenità partorita dal dicastero della dottrina, viene da domandarsi quale, parliamo di fiducia supplicans, l'episcopato appare profondamente spaccato. Se buona parte dei presuli nordeuropei e nordamericani sono silenti, non è certo questo il caso di quelli dell'Europa orientale e di quelli africani. La divisione, malauguratamente, già sussisteva sotto diversi aspetti. Quest'ultima manifestazione della corruzione intellettuale e morale che connota i vertici della Chiesa, non di meno, può avere l'effetto di un detonatore. Che cosa accadrà a tutti i vescovi che si rifiuteranno di recepire l'ignominiosa dichiarazione fiducia supplicans? Un altro motivo di grave preoccupazione è la sorte cui vanno incontro tanti sacerdoti in paesi la cui legislazione prevede pene severissime per il preteso reato di discriminazione o incitamento all'odio. Quelli che negheranno la benedizione a coppie di sodomiti rischiano il carcere, non potendo più appellarsi in tribunale ai principi dell'organizzazione religiosa di cui sono rappresentanti. Non c'è dubbio che la persecuzione sia inevitabile in questi tempi anticristici, ma stavolta, come già successo ai cattolici cinesi, si tratta di essere colpiti per mano del proprio stesso padre, o presunto tale, cioè per effetto di una sua decisione. Ci si può sicuramente aggrappare al fatto che un testo come quello in esame non ha alcun valore giuridico, ma è difficile che giudici
fieramente anticattolici si lasciano impressionare da questo pur decisivo dettaglio. Mobilitazione delle membra sane. Dio solo può provvedere in modo radicale e definitivo alla risoluzione del problema. Nessun essere umano è in grado di operare un risanamento della gerarchia corrotta. Il tumore in 60 anni si è talmente esteso che le sue metastasi sono ormai diffuse in tutto il corpo. Molte membra di esso sono a tal punto putrefatte dalla cancrena che l'unica possibilità rimasta è l'amputazione. Da questo punto di vista, purtroppo, lo scisma sembra inevitabile, anche se non dobbiamo essere noi a causarlo. Fino a quando ci sarà consentito, continueremo anzi a obbedire agli ordini legittimi e a resistere a quelli illegittimi. Il Signore sa perfettamente come e quando intervenire. Perciò ci sottomettiamo alla sua sapienza sovrana, abbandonandoci alla provvidenza. I tentativi di superare con iniziative umane la disastrosa situazione in cui ci troviamo non fanno altro che aggravarla. Nel frattempo, tuttavia, non possiamo rimanere inerti. La condizione in cui gli eterni decreti divini hanno voluto collocarci è anzitutto una formidabile occasione di santificazione personale, per ognuno là dove Dio l'ha posto. In ciò dobbiamo perseverare, se necessario, fino al martirio, o quello bianco della coscienza o quello rosso del sangue. In particolare, lo sviluppo delle tre virtù teologali ci deve spingere a prendere speciali impegni di preghiera e penitenza volti a ottenere, se lo meritiamo, che chi attualmente occupa il soglio di Pietro si converta prima di morire, così da non dannarsi, oppure, almeno, rimedi ai suoi errori più gravi finché ne ha il tempo. La fede, la speranza e la carità, giunte a un alto grado, puntano a tentare l'impossibile pur di evitare la perdita irreparabile di un'anima, nonché una sciagura come lo scisma, che avrebbe conseguenze imprevedibili per tutta la Chiesa militante. Per questo proponiamo a chiunque sia disposto a impegnarsi seriamente per il bene della Sposa di Cristo di sacrificare il veglione di fine anno per dedicare quella serata alla supplica e alla penitenza, limitando il pasto serale a una frugale refezione e passando almeno parte della notte in adorazione, se possibile davanti al tabernacolo o al Santissimo Sacramento esposto. L'intenzione dell'offerta sarà quella poc'anzi espressa, nella certezza che Dio non trascura nulla di ciò che gli doniamo con cuore puro e disinteressato. Forse un refuso per gli domandiamo, ma lo fa concorrere nel modo più opportuno alla realizzazione dei suoi disegni. Offriremo questa rinuncia per le mani di Maria Santissima, Madre della Chiesa, e di San Giuseppe, suo celeste patrono, che invochiamo ogni giorno con le ispirate parole dettate da Papa Leone XIII. Oltre a ciò, invieremo singolarmente l'appello indicato in calce al fine di esprimere il nostro totale dissenso rispetto alla dichiarazione fiducia supplicans. Abbiamo già visto prima questo appello. Per la preghiera, prendiamo spunto dall'ardente implorazione di Santa Teresa d'Avila. Cos'è questo, mio Signore, mio Dio? O date fine al mondo o ponete rimedio a tanti mali. No, non vi è cuore che possa sopportare questo, neppure i nostri, benché tanto miserabili. Perciò vi supplico, o Eterno Padre, di non indugiare più oltre. Arrestate questo fuoco, voi che volendolo lo potete. Ricordate che vostro figlio è ancora fra noi. Almeno per rispetto a lui, cessino, vi prego, tante ignominiose e orribili abominazioni. No, la sua purità e bellezza non meritano che egli rimanga quaggiù, dove si commettono tali cose. E se questo vi chiediamo, non è per noi, o Signore, che ne siamo indegni, ma per lo stesso vostro figlio. Cammino di perfezione 35:4. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargolo Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Leone XIII, a te, o beato Giuseppe. Ecco, il tempo non ci consente di leggere anche l'articolo di sabato 3 febbraio 2024, il più recente, Una mano dal cielo. Vi invitiamo a visitare personalmente il blog, l'accesso è non solo gratuito, ma anche esente da complicazioni, iscrizioni, consensi di vario tipo. Quindi potete accedervi facilmente, liberamente. Vi segnaliamo questo ultimo scritto, Una mano dal cielo. Avrete notato che accanto all'amore, allo zelo per la verità, zelo intransigente, perché sulle cose del Signore non si può mettere falsamente più solo, è fortissima in questo sacerdote la preoccupazione di rincuorare gli sfiduciati, di incoraggiare gli abbattuti e soprattutto di mostrare che la strada da seguire non è quella di rompere l'unità santa del corpo mistico di Cristo, ma di rimanere sulla croce soffrendo, ma al tempo stesso testimoniando la nostra indefettibile fedeltà al Signore e Salvatore Gesù Cristo. Un caro saluto, arrivederci. Grazie, caro Francesco, concordo con quello che hai detto, faccio anch'io l'invito agli amici a visitare questo interessante blog e do appuntamento a un prossimo video. Un caro saluto.